Buonasera, bentornati a Zona Franca, il consueto appuntamento del martedì con l'inchiesta e l'approfondimento dei temi di attualità. Questa sera tra i tanti temi e tra i tanti ospiti dovremo divincolarci bene perché altrimenti come al solito usciamo sempre e sforiamo sempre dall'orario e quindi vi presento subito la scaletta. Ci occuperemo questa sera dell'UNICEF che in Abruzzo ha condotto un'indagine sociologica che ha avuto per tema il tempo libero e i minori a rischio nella nostra regione appunto. Tra i vari ospiti rappresentanti non solo il comitato UNICEF abruzzese ma anche operatori in campo e sociologi appunto in campo di minori, ci saranno anche delle rappresentanti di una cooperativa che qui a Teramo si occupa di minori, la cooperativa Labaco. Nelle successive pagine vi proporremo un'inchiesta abbastanza singolare in giro per le frazioni di Teramo sul servizio di nettezza urbana. Gite scolastiche, questo è il periodo, il classico periodo prepasquale in cui tutte le scuole si trovano un po' in giro, sparpagliate per l'Europa, a visitare musei e monumenti. E noi, tra le aspettative chiaramente degli studenti, andremo anche ad affrontare tutti i problemi tecnici legati all'organizzazione tecnica. E in seguito, in un'ultima pagina, vi proporremo le immagini relative a un convegno che si è svolto a Sant'Omero, in cui sono stati pubblicati i dati relativi a un'indagine conoscitiva sulla situazione degli anziani a Sant'Omero appunto e in Val Vibrata. Io pregherei la regia di preparare il primo servizio che è relativo appunto al convegno che si è svolto a Teramo nella scorsa settimana, in cui l'UNICEF ha divulgato i dati che sono scaturiti dall'indagine conoscitiva che è stata svolta su tutto il territorio abruzzese. Via le immagini. Ritengono che i genitori siano anche più soddisfatti di loro. E qui siamo a pagina 123. Soddisfatti siano del poco. Soprattutto tenendo presente che i ragazzi tendono a nascondere le situazioni di disagio e soprattutto per il fatto che noi non abbiamo impianto, funziona bene, diventa veramente un po' antipatico. Per cui il dato è indicativo, è un oggettivo, ma lì delle risposte che i ragazzi effettivamente hanno dato, ma non effettivamente delle loro. Abbiamo cercato, tramite l'uso del tempo libero dei ragazzi, di ricavare alcune aree che ci sono sembrate più a rischio, cioè i ragazzi soli, i ragazzi magari svantaggiati sul piano economico, i ragazzi che hanno una situazione familiare di disunità. Ecco, tutti questi ragazzi li abbiamo poi calcolati in termini percentuali e li abbiamo proposti al politico, al giurista, all'operatore sociale come un'area, come tante aree di ragazzi sui quali si può intervenire prima magari che poi il rischio diventi una patologia. La Regione Abruzzo ha promosso e ha approvato una legge regionale proprio per l'UNICEF, riconoscendolo idealmente difensore dell'infanzia. Questo è il primo esperimento che viene fatto in Italia, direi quasi nel mondo, quindi come un organismo di volontariato come l'UNICEF può essere di supporto alle strutture pubbliche. E ti dirò che addirittura gli echi di questa indagine sono arrivati a New York al direttore generale dell'UNICEF, Mr. Grant. E giorni fa c'è stata una riunione di tutti i capi di Stato delle varie nazioni europee dove si è parlato e si è discusso a lungo della importanza di questa indagine, proprio perché, ritorno a dire, dimostra come il volontariato, che oggi è diventata una vera forza, può essere di aiuto con gli enti pubblici e con le strutture regionali. Le funzioni legislative e amministrative sono state trasferite alla Regione già dal 1977 in modo pieno, addirittura dal 71, e quindi si sarebbe potuto provvedere prima. Però questa legge è buona, contiene soprattutto dei buoni principi. Quando poi passa all'attuazione di questi principi, prevedendo degli istituti che intervengano a favore dei giovani a rischio, si contraddice un po', perché settorializza gli interventi soprattutto alla emarginazione di tipo economico, mentre il valore di questa ricerca sta proprio nell'aver individuato altre
ragioni e fonti di rischio per i giovani che non quella economica solamente. Quindi andrebbe completata. C'è poi una buona legge sul volontariato che può essere utilizzato, anzi deve essere utilizzato, ma questa legge della Regione Abruzzo sul volontariato è concentrata sul volontariato in protezione civile, che è altra cosa, allora anche qui andrebbe aggiornata. Direi da ultimo che al di là della legge, quello che conta prima e dopo della legge sono i comportamenti, le coscienze. Non basta invocare una legge o cercare l'alibi nella legge, sono i comportamenti individuali e collettivi che danno poi la garanzia dell'effettività nel risultato. A proposito di categorie a rischio, qual è la fascia sociale più a rischio secondo lei? Guardi, l'area più vasta è data da un circa un 25%. In generale noi siamo insoddisfatti, magari è più generica questa voce, però è la più ampia e che ci dà un ragazzo su 4 in Abruzzo che ci rivela che qualcosa non va nella sua vita, anche senza dirci di preciso se si tratta della famiglia o della scuola o del suo carattere, ma che comunque apre al rischio. Ecco, questa è la percentuale più alta. Poi ci sono le percentuali legate appunto a una povertà culturale che è indicativa di una situazione abruzzese, con uno sviluppo rapido sul piano economico e con invece una mentalità ancora piuttosto rigida, difficile al cambiamento. In Abruzzo, rispetto alle statistiche nazionali, il problema della devianza giovanile è più o meno importante? Ecco. Una legge come quella abruzzese non c'è in tutte le regioni, quindi da questo punto di vista siamo avanti. Però, torno a dire, è una legge troppo recente, quindi ancora non attuata e incompleta. Aggiungerei una cosa, se me lo consente. C'è una grossa responsabilità dei comuni in questa vicenda e che mi risulti i comuni abruzzesi sono ancora notevolmente in ritardo, tanto che non mi è stato possibile recepire, raccogliere dei dati su quello che fanno in questo settore specifico. A Giulianova dall'86 esiste una realtà ben precisa, un gruppo di lavoro sulle devianze giovanili. Ma a Teramo che cosa c'è in proposito? Guardi, che io sappia a Teramo non c'è, perché può darsi che io non le conosca, però io so che c'è questa cosa del telefono azzurro che è per i bambini piccoli, però non credo, e le nostre proposte mirano anche a questo, a far sì che le autorità politiche, perché noi possiamo fare solo la parte dello studio, no? Ma che poi intervengano magari creando dei centri, creando delle possibilità per i ragazzi di incontro e tante di quelle proposte che ha fatto poi Attilio Danese nella parte di suggerimenti politici, che si potrebbero benissimo attuare con un po' di buona volontà, speriamo che si farà, insomma. Ed eccoci in studio, ritroviamo i protagonisti di questo convegno e della ricerca che è stata condotta dall'UNICEF con qualche elemento in più. Quindi io comincerei a presentare gli ospiti. Abbiamo con noi il dottor Sergio Tona, che è il responsabile del servizio sociale dell'amministrazione comunale di Teramo, nonché giudice onorario del Tribunale dei Minori dell'Aquila. Poi abbiamo la dottoressa Stella Chiodi, che è un'assistente sociale ed è responsabile delle assistenti sociali, del servizio che svolgono le assistenti sociali nel comune, e la dottoressa Anna Maria Monti, che è la presidente regionale dell'UNICEF, e poi Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese. Giulia Paola Di Nicola ha condotto questo lavoro di ricerca sul territorio e Attilio Danese è intervenuto con un pezzo che si trova nel libro, proponendo prospettando alcune ipotesi, alcuni strumenti che possono essere di supporto in quella che può essere considerata l'area a rischio, la devianza minorile. E vedremo poi nel dettaglio di che cosa si tratta. Già il servizio vi ha in qualche modo indirizzato. Giulia Paola Di Nicola, l'intervistatore, il collega intervistando Giulia Paola Di Nicola, parlava di un servizio che esiste a Giulianova, anche se si tratta quello di un servizio molto particolare, perché si rivolge quasi esclusivamente ad una situazione territoriale che è quella dei Rom, che è quella degli zingari, dei cosiddetti zingari. Più semplice forse da una parte, quindi seguire una realtà tanto specifica, probabilmente più difficile collocare un insieme di insoddisfazioni, come venivano chiamate, di disagi,
che hanno a che vedere con problemi, con sfere sociali, con status molto diversi. Io vorrei cominciare con Anna Maria Monti, presidente regionale dell'UNICEF. Diceva nell'intervista che si tratta di un aspetto di un episodio particolare, questa collaborazione comunque che nasce tra un'associazione di volontariato e l'istituzione. C'è speranza di un proseguimento in questa strada e può essere addirittura un segnale per iniziative future, volontariato e istituzioni? Certo, e addirittura io mi rifaccio anche ad una speranza in campo nazionale, perché di questa nostra esperienza in Abruzzo si è già parlato in molte altre regioni, laddove esistono anche i comitati dell'UNICEF, si sono prese già dei contatti, delle iniziative fra i responsabili della regione e appunto di queste altre regioni, che hanno seguito con molta attenzione l'iniziativa fatta qui in Abruzzo e che appunto vogliono ripetere questa esperienza anche nelle loro regioni, e quindi diciamo che c'è una bella prospettiva per il futuro. Qui in Abruzzo poi addirittura il lavoro non è finito, non è certo finito con questo primo anno e con questa prima indagine. Infatti noi abbiamo programmato un lavoro direi quasi triennale, quindi con il primo anno abbiamo fatto l'indagine, con il secondo anno ci sarà una, e quindi il secondo anno è questo qua già in corso, ci sarà una divulgazione capillare in tutto il territorio, perché nessuno possa dire io non lo sapevo, perché io lo ripeto sempre in continuazione che in un mondo che muore è reato far sì che nessuno si muova per fare qualcosa. Quindi non ci possiamo più nascondere dietro un alibi, dietro appunto la frase io non lo sapevo. Infatti proprio nel libro, nella quella brevissima prefazione, in quelle brevissime parole scritte da me, io ho detto che l'UNICEF si pone come l'alter ego delle coscienze politiche degli amministratori locali. A questo proposito volevo chiederle una cosa che è un breve inciso. Oggi è in crescita il cosiddetto volontariato laico. Lei crede che questo accada perché lo Stato comunque non può da solo far fronte a una serie di bisogni che sono sempre più articolati, di esigenze che sono sempre più articolate e alle quali l'istituzione, proprio per sua vocazione, per la burocrazia, per il modo in cui è articolata, non può rispondere, o perché lo Stato ha fallito decisamente in certe politiche sociali? Beh, io non voglio addirittura arrivare al pessimismo e dire che lo Stato ha fallito, perché io sono sempre un ottimista. Anche l'UNICEF tutto sommato è sempre molto ottimista, perché infatti diciamo che quello che muove l'UNICEF, molte persone dicono che è un sogno, un'utopia, però io posso anche dire che le grandi utopie hanno fatto delle grandi realtà, e quindi direi che il discorso del volontariato oggi è quello proprio di supporto, perché quando appunto c'è questa bella collaborazione fra tutti noi cittadini, perché il volontariato in effetti è formato da tutti noi cittadini di ogni estradizione sociale, di ogni esatto. Sì. Quindi quando c'è questa bella collaborazione si riesce senz'altro ad incidere laddove per tanti motivi, ne hai citati anche tu qualcuno, o la burocrazia, la lentezza, non voglio dire altre cose, perché ripeto sono un ottimista, e quindi dei risultati si possono, anzi senz'altro si devono ottenere. Giulia Paola Di Nicola, passiamo un attimo alla ricerca e vediamo nel dettaglio di tirare fuori qualche elemento caratterizzante, cioè possiamo dire che la realtà abruzzese si caratterizza per qualche aspetto particolare? Se vogliamo trovare un aspetto tipico è un certo dislivello, una discrasia tra lo sviluppo economico e invece lo sviluppo culturale. Cioè abbiamo un disorientamento dei ragazzi riguardo agli ideali, alle mete, all'utilizzo dei beni culturali e di contro invece un adeguamento a livello nazionale per quel che riguarda l'uso dei beni materiali e quindi seguire la moda, le conoscenze, i mass media, eccetera. Si tratta di una famiglia ancora fortemente tradizionale, cioè i giovani, mi sembra di capire, sono ancora fortemente attaccati alla famiglia, sì, e comunque a quelli che sono dei valori, anche se magari poi
sono solamente contenitori. Però non bisogna enfatizzare questo aspetto, perché è vero che c'è il 72% di ragazzi che si dice soddisfatto della famiglia, però a questo corrisponde già un 38% che non lo è, o comunque che rivela qualcosa che non va. E poi bisogna tenere presente che i ragazzi difficilmente rivelano le condizioni negative nelle quali vivono in famiglia, e quindi io direi che a questa percentuale si potrebbe anche aggiungere una percentuale aggiuntiva. Certo. E ci sono altri ragazzi, per esempio, che nelle risposte indirette rivelano un disagio, perché c'è più di un c'è soltanto un 40% di ragazzi che confessa che il padre e la madre trascorre il tempo con i figli. Quindi a questo 40 corrisponde un 60 che dice che viceversa, non senza dirlo, ma rivela che il padre e la madre trascorrono più volentieri il tempo, per esempio, al bar per gli uomini. Che oppure... è una percentuale molto alta, ho visto. È alta. Il 38% è per i papà, e per le madri invece trascorrono il tempo soprattutto a trovare le amiche o a fare lavori di cucito e di maglia, anche quando sono casalinghe. Quindi questo pregiudizio che le donne casalinghe stanno di più con i figli, almeno tramite le risposte dei ragazzi, non viene confermato, perché i ragazzi che hanno la madre casalinga dicono in misura percentuale addirittura leggermente superiore alle madri che lavorano, che la madre appunto non sta fuori, con i figli, ma a trovare le amiche. A volte magari non è colpa della madre, è dei figli stessi, che cioè comunque rivelano una scarsa comunicazione intrafamiliare. Sempre nel libro si cerca di identificare, a me è sembrato anche con molta onestà, cioè con molte premesse, quelle che sono le aree a rischio. Possiamo definirle, ecco così, a sommi capi. Sì, se poi però permetti, Pina, volevo, come tu hai detto con molta serietà, ecco, volevo chiarire questo aspetto. Sì, devo dire, ecco, perché allora è bene che lo fai tu, perché a me ha colpito il fatto che sia nelle premesse, che poi anche nel libro, e non so se ti riferisci a questo, c'è continuamente questo modo di premettere che le risposte, che i sondaggi possono essere, non sempre va preso, vanno letti molto attentamente, perché possono rivelare poi altre cose. Ecco, ma anche perché in Abruzzo esistevano già delle ricerche, però ricerche di questo tipo no. Soprattutto c'erano delle indagini a livello parrocchiale, oppure così di buona volontà, certo, di ragazzi di quartiere che si interrogano e cercano di conoscere la zona, però con un campionamento casuale esteso a tutta la regione, almeno per quello che mi risulta, se non era l'UNICEF che ci proponeva questa ricerca, forse non c'era. E quindi questa ricerca, anche riguardo al mio curriculum, si pone con una caratteristica, quella di essere fortemente empirica, cioè fortemente legata al dato. Siccome magari io sono di formazione filosofica, allora l'avevo fatto solo qualche volta, invece con questa ricerca sia io che Attilio, insomma tutta l'equipe, no? Ci siamo impegnati, anche grazie al contributo dello statistico, a restare sempre legati a quello che i dati ci consentivano di dire e non dire di più, oppure fare solo una notazione però personale, certo, marginale, ma a tornare, avere un'ipotesi significava andare a verificare se essa era avvalorata oppure negata dai dati. E solo nel caso che fosse avvalorata veniva ripresa, certo, altrimenti abbandonata. Allora diciamo considerazioni rispetto a quelle che possono essere le fasce a rischio, perché mi sembra che, ecco, è un concetto molto elastico, voglio dire, fasce a rischio dipende molto da tante condizioni, spesso contingenti. Sì, qui subentra l'interpretazione, però l'interpretazione è solo l'ipotesi, cioè la domanda a cui poi i dati rispondono. Cioè noi, volendo intervistare tutti i ragazzi, essendo quindi d'accordo con l'UNICEF su questo aspetto, di non limitarci soltanto ai ragazzi già caduti in forme di patologia, quindi per esempio i tossicodipendenti, oppure i ragazzi che subiscono violenza, volevamo allargare proprio a tutti i ragazzi abruzzesi. A quel punto lì, per ricavare il rischio, dovevamo essere noi a fare delle ipotesi su queste risposte. Ecco, allora abbiamo ipotizzato 5 aree di rischio, che però poi i dati hanno verificato come essere reali, perché se c'era un'ipotesi negativa, come ho già detto, saltava. Ecco, c'è dunque una marginalità economica che si estende, almeno secondo i nostri dati, al 14,9%. E se possiamo far vedere il grafico? Allora, se l'operatore con i nostri potenti mezzi... Allora, se Attilio Danese prova a metterlo dritto su, vediamo che cosa riusciamo a fare. Un attimo, vediamo se riusciamo ad inquadrarlo. Eccolo qui. Qualcosa si vede. Incrocia la povertà e gli incontri con amici lontani dal quartiere. Era una delle ipotesi che si faceva. Allora si vede come quelli che incontrano gli amici lontani dal quartiere, nella colonnina grigia,
crescono, si lontano, e sono i ragazzi marginali, perché i non marginali sono nella colonnina nera, mentre nella colonnina grigia sono i marginali. Allora si può vedere nella prima sezione non lontano dal quartiere, nella seconda sezione si lontano dal quartiere con una crescita della colonnina grigia. Questo Giulia Paola Di Nicola, Attilio Danese, in questa occasione fa da amanuense in qualche modo, da supporto pratico. Sì, cioè, però nell'inchiesta ha fatto molto di più, perché sì, non sarebbe stato possibile, soprattutto per i tempi, perché questa è un'inchiesta che richiede tempi lunghi, e invece l'UNICEF aveva giustamente anche delle esigenze pratiche in rapporto alla regione che l'aveva commissionata, e quindi abbiamo dovuto, se non fosse stato tramite la collaborazione mia, di Attilio, delle cooperative, delle presidenze, dell'UNICEF, insomma, di tutti, certamente. Poi, tu dicevi empiriche, poi potremo vedere proprio con gli operatori che, certo, più empirico di esperienze pratiche non ce n'è, però sicuramente possono confrontare poi i dati con la loro esperienza reale. Un'ultima cosa, e poi torneremo lì. Io volevo chiedere se c'è un'area a rischio che ha attecchito maggiormente, che attecchisce maggiormente in Abruzzo. Beh, guarda, le aree a rischio che ti dicevo sono quella economica, quella culturale 7-8%, poi una marginalità sociale, cioè un isolamento, e la disunità familiare e il disagio, l'insoddisfazione. Direi che quest'area qui è la più grande, come anche nell'intervista poco fa dicevo, però ci pone anche di fronte a una certa nostra debolezza, cioè non riusciamo ad identificare motivi precisi, perché questi ragazzi spesso all'incrocio, per esempio, con le condizioni economiche non sono poveri. Questi ragazzi non sempre hanno una famiglia disunita. Tuttavia, evidentemente hanno avuto delle esperienze, seguono degli ideali. Io direi che sono i ragazzi poveri di senso nella vita, soprattutto. Perché mentre degli altri ci è più facile individuare, se un ragazzo ci dice la mia famiglia è disunita e da quello noi ricaviamo un'area di marginalità, insomma, noi sappiamo già tramite tantissimi studi questa correlazione tra famiglia disunita o anche disagiata economicamente e il ragazzo che viene a trovarsi in condizioni marginali. Però quando il ragazzo ti dice sono insoddisfatto degli amici, sono insoddisfatto della famiglia, abbiamo detto prima un 30%, un 50% anche degli amici, quindi è alto, non frequento gruppi. Si sente quindi isolato. Può essere ricollegato in linea di massima al disagio che anche gli adulti forse provano in questa epoca, certamente, in senso lato, certamente. Cioè un senso di scoramento, di difficoltà a confrontarsi con una realtà molto articolata. Per dirlo precisamente dovremmo avere i dati anche degli adulti, però detto tra noi così per ipotesi credo che sia più forte nei ragazzi, perché gli adulti in qualche modo hanno un qualche assestamento, mentre per i ragazzi certo. E Stella Chiodi, come possono essere utili ricerche di questo genere poi quando si va a operare sul campo? Cioè, e si nota tra la ricerca e l'attività che viene svolta una corrispondenza? Dunque, questa ricerca è utile, molto utile per gli operatori sociali, anche perché veramente possono conoscere un po' quali sono le problematiche che esistono in Abruzzo e come, secondo le proprie tecniche, operare in campo. Io penso più sul campo preventivo che non quello repressivo, perché non avrebbe, questa ricerca non avrebbe valore. Quindi noi abbiamo cercato di consegnare questo libro a tutti gli operatori, certo della mia provincia, tengo a precisare, e anche di parlarne insieme, di discuterne insieme, appunto perché è interessante molto di più per gli operatori tecnici che lavorano sul campo dei minori. Per quanto riguarda la sua esperienza, qual è appunto l'area a rischio che lei considera o ha avuto modo di riscontrare maggiormente a rischio, che poi influisce più negativamente nel mio comune? Io ho notato che il minore a rischio è dove c'è disunità familiare, molto, e anche marginalità economica, perché esiste proprio, loro si creano dei complessi e a parte questo poi cercano denaro altrove, come, quindi cominciamo a avere i furti, piccoli furti, le piccole prostituzioni, tutte queste cose. E poi la disunità familiare perché il bambino è fortemente strumentalizzato dai genitori, per cui vive momenti di disagio, non riesce più a vedere la realtà e a sapersi confrontare con questa realtà.
quindi è questo che, secondo il mio operato nel Comune di Teramo, sono le rischie. Poi naturalmente ci sono i casi molto gravi, eclatanti, di cui spesso ci occupiamo a torto noi della stampa in modo scandalistico, perché purtroppo, voglio dire, in un sistema massimalistico di informazione si finisce per occuparsi del disagio solo quando questo fa cronaca, spesso cronaca nera. Per quanto le costa, nella nostra provincia si può dire che il fenomeno è abbastanza diffuso, poco diffuso, o è semplicemente sommerso, perché magari oggi se ne parla di più solo perché si denuncia quello che ieri veniva celato. Ecco, forse è sommerso, non perché non ci siano i casi, perché adesso io devo dire questo: con il telefono azzurro, con il comitato costituito alla questura per la tutela dei minori, le persone, conservando l'anonimato, si fanno avanti, parlano di più, dicono le cose, quindi si vengono di più a scoprire. Perché io faccio un esempio: l'atti di libidine violenta, l'ingesto, c'è stato sempre nei paesi di montagna in modo particolare, però era tenuto nascosto, non si sapeva. Adesso la società ne ha preso più coscienza. Faceva parte, quindi, delle dinamiche familiari. Sì, anche, e quindi adesso parla di più. Proprio le dico sinceramente, si rivolgono a noi, alla questura, al telefono azzurro, e quindi riusciamo a venire a conoscenza di questi casi molto gravi. Io vorrei aggiungere una cosa: noi abbiamo il nuovo codice di procedura penale per minori, e proprio l'articolo 13 dice non le voglio fare aprire questo argomento, che è un argomento al quale voglio dedicare un po' più di tempo. Riferendomi alla stampa. Voglio dedicarle proprio un attimino di tempo, perché è un aspetto che ci interessa particolarmente, solo che adesso abbiamo una fascia pubblicitaria. Prima di tornare, torneremo dopo con Stella Chiodi proprio sull'aspetto giuridico, sul nuovo codice di procedura penale, perché ci sono delle cose che sono particolarmente interessanti anche per noi giornalisti. Io con il dottor Tona, che è il responsabile del servizio sociale, volevo chiederle quanto riesce a fare l'istituzione nei confronti di queste problematiche. Diciamo, per il Comune di Teramo abbiamo un appoggio abbastanza buono, in quanto gli amministratori con cui ho da fare mostrano la loro massima disponibilità e sensibilità a questi problemi, anche se ci sono grossi problemi di natura finanziaria, perché naturalmente per attivare certi servizi comportano delle spese, comportano dei finanziamenti che purtroppo il Comune non sempre ha la possibilità di sovvenzionare questi servizi. Però diciamo, ad esempio, il Comune di Teramo sta cercando di realizzare un centro di pronta accoglienza proprio per quei minori che per necessità bisogna allontanarli dalla loro residenza familiare e collocarli momentaneamente in una struttura protetta con degli operatori adeguati e capaci di poter risolvere i problemi del minore. Quanti operatori sociali ci sono? Dunque, attualmente il Comune di Teramo ha 5 assistenti sociali, più una cooperativa costituita da 11 operatori, con assistente sociale, psicologa, educatori, che operano per l'assistenza domiciliare a favore dei minori. Più abbiamo poi il campo degli anziani, che abbiamo anche una cooperativa per l'assistenza domiciliare degli anziani. Lei pensa che questo connubio, appunto, istituzione e convenzione con cooperative che si occupano poi di servizi sociali, possa essere un po' il futuro rispetto alla possibilità di operare all'interno di queste esigenze? Sì, io penso sì, se si faranno delle leggi a livello regionale buone, che diano una certa garanzia agli operatori che operano nelle cooperative, quindi una garanzia di continuità soprattutto, penso che le cooperative potranno dare un grosso contributo alla realizzazione di questi servizi, anche perché c'è una preparazione professionale molto alta fra i giovani, almeno nella cooperativa con cui noi abbiamo a che fare. E quindi anche una serietà, il modo di come affrontano questi problemi, il modo come riescono a entrare in lavoro di equipe, anche con gli operatori del comune. Almeno dalla mia esperienza, ripeto, poi non so. Dottor Tona, in questi anni si è sviluppato moltissimo il dibattito sulle politiche.
appunto, lei lo ricordava prima, con la difficoltà finanziaria con cui si trovano continuamente a combattere i comuni e quindi le istituzioni, certo, ancora una volta in senso lato. Ecco, è come se le due cose non fossero andate a passo, non sono andate. Vedere la cosa, il problema. Cioè, penso che, diciamo, tutto questo movimento, questa nuova aria che si respira è determinata dagli studiosi, da chi lavora sul campo e porta avanti, diciamo, queste idee, queste esigenze. Mentre a livello della classe politica, non tutta la classe politica a volte è sensibile a questi problemi e li fa sue, quindi li porta avanti anche a livello di programmi politici. Per cui a livello politico ci sono alcune persone che non sono talmente sensibili a questi problemi. Magari finisce per diventare la parte residuale del bilancio. Allora si comincia in certe parti, in certe zone, in certe città, di non dare il giusto peso che merita questo tipo di... Dottoressa Monti, io volevo chiederle due cose. Una è relativa al fatto che certe problematiche, lo diceva mi sembra anche nell'intervista il dottor Raimondi, purtroppo non sempre una legislazione giusta, appropriata, consona, che pur è necessaria, riesce a superare certe problematiche che probabilmente hanno a che vedere con l'intero assetto sociale, quindi con una crescita culturale, eccetera. Come può una associazione come l'UNICEF intervenire direttamente per contribuire al miglioramento e alla diffusione di una diversa cultura anche all'interno delle famiglie, nei rapporti familiari? Dunque, ecco, tengo a precisare questo perché è veramente molto importante, che l'UNICEF, appunto, come hai detto giustamente prima, può intervenire in un determinato modo. Cioè, noi non abbiamo assolutamente nessuna veste per poter fare degli interventi sulla singola persona o sul singolo caso, anche perché appunto non è una nostra competenza, in quanto ci sono poi i vari enti, comune, tribunale dei minori, eccetera. Diciamo che il nostro è un intervento su tutto il territorio e in una forma molto capillare. È un intervento di conoscenza, cioè di far conoscere qual è la situazione dei bambini, divulgazione, testimoniare quindi qual è appunto la condizione dei bambini nel mondo e in Abruzzo nel nostro caso specifico. E noi cerchiamo appunto di svolgere questa, chiamiamola opera, veramente con una grande forza e un grande coraggio, perché ripeto, noi nell'UNICEF siamo tutti volontari. Ecco, prima mi veniva da ridere parlando con Giulia Paola Di Nicola, che ad esempio una delle cose che dobbiamo dire, noi come UNICEF non abbiamo una sede, pur avendo avuto una legge regionale, pur essendo la prima regione in Italia che come UNICEF ha fatto un lavoro del genere, noi purtroppo non abbiamo una sede. Se questo qualche politico che ci sta ascoltando lo vuole interpretare come un velato rimprovero, ben venga allora la risposta positiva e quindi venga una sede per l'UNICEF. Quindi, a parte gli scherzi, diciamo che tutto questo nostro lavoro è fatto proprio con questa grande forza, con questa fede e con questo amore verso i bambini. Perché fra l'altro noi dobbiamo aver sempre presente un'idea, un ideale, non lo so come lo vogliamo chiamare. Il bambino è il futuro del domani. Noi abbiamo il dovere, noi adulti, di fare qualcosa per loro. Perché anche come dice sempre il nostro presidente nazionale, il dottor Farina, i bambini non hanno mai chiesto di venire al mondo. Se sono venuti al mondo, lo sono venuti perché chiamati da due adulti, da un uomo e da una donna, e si presuppone con un atto d'amore. Quindi noi adulti abbiamo il dovere di far vivere bene il bambino e di preparare per lui un futuro. E poi c'è un altro pensiero anche molto bello sul quale vorrei che ognuno di noi si soffermasse un attimo a pensare, perché per me è motivo di meditazione tutti i giorni. I bambini del mondo, tutti i bambini, dai nostri bambini abruzzesi agli scugnizzi napoletani, ai bambini che girano per le vie di Lima, di Calcutta, di New York, per il loro avvenire confidano molto negli adulti, credono negli adulti, mentre gli adulti troppo spesso dimenticano che i bambini sono il futuro del mondo. Quindi credo che
In questo modo forse riesce a capire perché e quanto ci diamo da fare come UNICEF per cercare di sensibilizzare tutte le classi sociali, tutte le persone a questo grosso problema dei ragazzi, perché il futuro sono loro, insomma. E poi sul futuro Attilio Danese forse avrà qualcosa da proporre, da dire, perché poi anche nello studio si citano una serie di cose, quali per esempio quello dei trasporti, che sembra un problema minimale, ma se un ragazzo passa 2 ore al giorno sul pullman per andare e venire da scuola, è chiaro che i rapporti sociali diventano minori, probabilmente gli si possono creare dei problemi. Giulia Paola Di Nicola, io alla sociologa chiedo come fare per evitare che tutte queste esperienze, l'esperienza di chi lavora all'interno delle istituzioni, di chi fa volontariato laico o religioso, e dicevamo prima che oggi è in forte aumento il volontariato laico, evidentemente proprio come un bisogno di relazionarsi in modo diverso con il sociale, con le problematiche che ci sono. Come fare per evitare che siano esperienze poi separate e che non riescano a collegarsi l'una all'altra, che vivano staccate e che vadano ognuna per conto proprio? Per questo forse poi dopo anche Attilio parlerà per esempio di un osservatorio a livello comunale, cioè utilizzare delle strutture che sono civili, quindi come dicevi tu possono raggruppare sia esperienze laiche che esperienze di ispirazione cristiana, nelle quali sia possibile il confronto, sia possibile la ricerca, quindi ci sia una fase diciamo conoscitiva e una fase operativa che serva da stimolo per gli assessorati specifici, e quindi per esempio per il verde, i ragazzi sentono moltissimo il problema del verde, il degrado ambientale, è il problema più alto, lo sentono molto di più della tossicodipendenza. Verde è maleducazione, quindi l'ambiente per loro è importante, loro recuperare per loro tutti gli spazi possibili, sia attraverso un controllo dell'edilizia che non dia a questi ragazzi delle case dove è impossibile muoversi, e sia attraverso gli spazi in cui possano giocare, senza dei quali sono per forza compressi e isolati. Del genere potrebbe avere un potere contrattuale, chiamiamolo così, siamo in fase di trattative sindacali, un potere contrattuale poi anche nelle varie politiche che vengono ad essere operate da un'amministrazione comunale, che non è solo quella direttamente politica sociale, ma così faceva il caso della politica urbanistica, certo, per esempio. Perché poi tocca a tutti gli assessorati, tutti gli aspetti, solo visti da una prospettiva che di solito non è quella dell'assessorato specifico, che deve fare i conti, che ne so, col bilancio o con determinati tipi di domande, mentre un osservatorio specifico gli dice l'ottica del minore è questa e di questa devi tener conto. Attilio Danese, a questo proposito tu fai delle proposte, l'osservatorio dei minori, ma dici anche altre cose rispetto alle conclusioni che vengono fuori dalla ricerca. Ma io ho fatto alcune proposte per ogni area di marginalità e le proposte naturalmente sono di ordine preventivo. Si collocano su un piano di ipotesi, però sono anche fattibili, non è che, tant'è che poi il giurista mi ha anche confermato sulla fattibilità nel de jure condito e nel de jure condendo, quindi ci sono tutte e due le possibilità. Per cui quando alcuni operatori politici dicono ma i soldi eccetera, e allora lì c'è da rivedere la prospettiva. Se si dà al minore il posto prevalente, perché lo meritano in quanto, come si diceva da tutto il nostro discorso, sono il futuro, allora occorre investire di più. Attraverso un osservatorio tutti gli atti amministrativi vanno ad essere in qualche modo controllati, perlomeno a livello di consultazione. Ma poi anche ci sono altre proposte che sono fattibili immediatamente, cioè vedere l'esistente. Cioè, ci sono nel campo delle attrezzature, le attrezzature ci sono, però occorre darne una ampia possibilità di utilizzo. Abbiamo nel campo culturale, perché se non andiamo per ordine ci facciamo un grande putpourri, nel campo culturale si rileva una carenza dei ragazzi, soprattutto anche dei ragazzi teramani, nel utilizzare le biblioteche. E tutte le biblioteche... Una. No, una. La quale, anche quelle delle scuole, magari. La quale dovrebbe avere anche un settore specifico per ragazzi. Sì. Ma tutte le biblioteche delle scuole, perché farle restare chiuse? Gli spazi per i ragazzi che hanno bisogno di attendere un pullman, invece che restare sotto una pensilina alla mercé di qualunque malaugurato, malintenzionato,
potrebbero benissimo restare dentro spazi della scuola. Perché non ipotizzare anche una mensa per i ragazzi che devono tornare nel pomeriggio, luoghi per fare i compiti in attesa della coincidenza, eccetera. Sembrano accorgimenti di poco conto, ma in realtà abbiamo visto che poi non lo sono per come influiscono sul fatto che non ci sono, sì, sulla ma loro mancanza. Basta tenere aperto un po' più la scuola e eventualmente occupare un'altra persona che tra l'altro è disoccupata, mm-hmm, quindi si crea anche... Ma andiamo ancora nel campo delle biblioteche, il fatto che non frequentino le biblioteche, perché non facciamo una educazione a largo alla lettura? Oggi che viviamo in questa civiltà dell'immagine manca il gusto di leggere. Allora occorre far riappropriare i ragazzi del gusto di leggere e qui c'è da fare un lavoro preventivo in sintonia con le scuole, incoraggiando incontri con gli scrittori, cioè c'è da fare un lavoro di animazione culturale. Ma il campo della disunità familiare? Nel campo della disunità familiare bisognerebbe insistere anche qui preventivamente. I consultori familiari cosa fanno? Io non voglio dire cosa fanno. Spesso non ci sono. Quando ci sono potrebbero fare una scuola permanente per genitori, perché il genitore non nasce già con la tecnica. Il genitore si diventa purtroppo sulle spalle dei ragazzi. Certo. E allora perché non creare oltre ai corsi prematrimoniali che già lodevolmente fanno, soprattutto quelli dell'area cattolica, perché non fare una scuola per i primi 2 anni, dopo i 3 anni, i 7 anni, i 15 anni? Perché ci sono problemi diversi. Questi genitori dovrebbero tornare a scuola, perché non ci sono andati prima, almeno fare i recuperi serali, se non è possibile fare diversamente. Perché anche qui non creare una consulta della famiglia a livello regionale, dove coordinare tutti gli interventi, perché anche qui c'è molto volontariato, ci sono gruppi, associazioni che si interessano alla famiglia, però ognuno a modo proprio e senza una connessione con le istituzioni. Quindi il rischio appunto di quello che si diceva prima, di disperdere iniziative che in sé sono lodevoli. Ma ecco allora alcuni centri istituzionali dove possono confluire e le forze del volontariato e le forze istituzionali, e far arrivare in questo settore degli investimenti che non siano sempre solo per il cemento, insomma, di qualsiasi tipo esso sia. Ancora, perché non intervenire sempre nel campo della insoddisfazione generale? Cioè, questi nostri ragazzi sono insoddisfatti. Perché? E qui è uno dei settori più difficili in cui tu pensi che sia possibile intervenire? Certo, è possibile, per esempio, favorendo la crescita dei movimenti. Ci sono gruppi, associazioni, movimenti. Perché non li favoriamo questi sino laici che cattolici? Perché non diamo spazi? Perché non diamo sedi? Non favoriamo gli incontri estivi, le cosiddette colonie, ma oggi si chiamano campi, sono campi scuola, sono momenti formativi, momenti di incontro, relazionali, ma anche di cultura in senso lato, certo. Poi ancora, sempre... Poi il premio di civismo che ha raccolto anche la Iervolino. È un'altra ipotesi che noi facciamo, perché c'è un segnale che allarma, la maleducazione. La maleducazione è anche è un po' tutto, perché è non rispetto dell'ambiente, è non rispetto della persona, Senso, mancanza di senso civico. Allora noi proponiamo un premio di civismo per i ragazzi al di sotto dei 18 anni, e speriamo che avendolo raccolto il ministro Iervolino possa essere proprio rilanciato su scala nazionale, come anche il ministro Iervolino ha raccolto con una certa attenzione la scuola permanente per genitori, per rivitalizzare in qualche modo a favore della famiglia i consultori familiari, che non intervengono solo nella patologia o nella prevenzione delle nascite, ma che intervengono anche per creare un clima di famiglia e di unità familiare. Abbiamo delle proposte anche sul piano questo sicuramente è un problema di carattere strettamente politico e programmatico, perché quello dei consultori, lo abbiamo visto anche in passate esperienze, sta diventando una vera e propria piaga, nel senso che ci sono e non funzionano. Negli anni il personale invece di aumentare è diminuito. Sono stati emarginati, ma ancora ci sono strutture, io ripeto, ci sono le strutture, non vengono utilizzate. I centri di servizio culturale. I centri di servizio culturale, se avessero possibilità e mezzi,
invece di impelagarsi in avventure di arte varia, potrebbero benissimo fare disco forum, cineforum, aiutare i ragazzi all'impatto primo, certo, con il libro. Certo. Cioè, si potrebbe fare una serie. Io voglio solo ricordare le polemiche, ci sono state molto grosse, proprio una delle ultime sedute del Consiglio regionale, quando ci sono state una serie di provvidenze a favore di associazioni, enti, entine, manifestazioni, micro, maxi, sono andati via così parecchie centinaia di milioni. Probabilmente prese in sé sono manifestazioni e iniziative utilissime, forse ci sarebbe bisogno di maggiore controllo rispetto a questo denaro che va via in rivoli. Io però alla signora Chiodi volevo chiedere una cosa, diceva Danese che il genitore deve imparare a fare il genitore, non è forse questo proprio il più grosso problema che trova l'assistente sociale nel momento in cui deve inserirsi in una realtà familiare, il rapporto con i genitori che sono spesso resti ad ammettere, non dico una loro colpa, ma una loro difficoltà nell'educazione. Sì, e questo è vero. E qui abbiamo, ecco, non c'è istituzione o strumento che tenga, è un problema culturale proprio di interazione, sì, di rapporto. Ma io ho notato questo durante la mia esperienza, che riusciamo più a inserirci in quel nucleo familiare ceto basso che in certo qual modo ci segue, riusciamo a colloquiare, riusciamo a parlare, riusciamo a convincerli come prendere o meno il figlio. Il problema grosso per noi è inserirci in quei nuclei dove ci sono problemi gravi dei minori, però la famiglia è molto chiusa, non riesce ad aprirsi perché vuole proprio nascondere i loro fini e il loro modo di operare su questo figlio, e quindi lì abbiamo molta reticenza. Io le posso dire solo questo, che la mia esperienza, molte volte non lavoro da sola perché non riesco bene a penetrare nella realtà, e quindi chiedo la collaborazione il dottor Tone in qualità di psicologo, perché è anche psicologo, appunto perché per vedere un po' come meglio fare. Però le posso dire anche questo, che per alcuni casi dove non c'è possibilità di cambiamento nel nucleo familiare dobbiamo intervenire e operare solo ed esclusivamente sul minore. Quindi magari con interventi di tipo coatto a volte si è costretti attraverso anche questo, il tribunale dei minori? Anche questo, ma più che altro che tipo coatto è cercare di colloquiare molto col minore e farlo maturare, facendogli conoscere la realtà, vedere un po' quali sono i problemi, anche chiarire il suo modo di agire, perché il ragazzo, lo dicevo l'altra volta, è sconvolto, non riesce più a capire qual è la realtà, qual è non la realtà, e quindi ha dei momenti di depressione psichica anche molto forte. Ma io volevo aggiungere giusto una noticina a quello che diceva la signora Chiodi. Cioè, è vero, l'istituzione potrebbe risparmiare soldi se ne desse una metà alla famiglia. Cioè, sia nel caso degli anziani, sia nel caso dei ragazzi. Perché quando noi io ho letto l'altro giorno sul giornale, sei ragazzi messi in un istituto si spende 4 milioni e 600 mila lire al mese per questi sei ragazzi. Se ne davano 2 milioni alla famiglia, cioè il molto supporto, ecco, allora l'istituzione dovrebbe capire se quella famiglia può eventualmente recuperare attraverso un sostegno, parlo di soldi, ma bisogna fare tutto il resto di, certo, quelle cose che si dicevano, perché allora non c'è migliore medicina che la famiglia per i ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno dell'unità dei genitori più che del Io pane. Qui inserisco per chiedere una cosa al dottor Tona, lui faceva una precisazione che peraltro ha avuto poi magari riscontro su fatti che, ripeto, la cronaca ha riportato in modo eclatante, quali casi Serena Grandi o altri, in cui c'è stata una decisione e un parere di esperti esterni, che magari forse nel caso di Serena Grandi non è quello più esattamente calzante, ma insomma ce ne sono stati altri in cui si è deciso comunque di togliere il minore e di metterlo in un istituto.
E questo qualcuno ha detto perché assistenti sociali, servizi sociali in genere sono abituati a standardizzare i bisogni, le esigenze e spesso non riescono a entrare veramente in quella che è quella dinamica familiare. Premesso che si tratta naturalmente di un compito molto difficile e che a questo punto stare a vedere l'equilibrio è molto difficile, ma secondo lei si può verificare questo, cioè che un operatore finisca poi per operare in modo rutinario e quindi magari per prendere delle cantonate? Beh, il pericolo c'è perché siamo uomini e si può sbagliare. Il problema è che qui entra in gioco la professionalità molto e la formazione di ogni operatore, sia operatore sul territorio ma anche da parte del giudice che prende poi dei provvedimenti e fa degli interventi, ma tutto rientra nella formazione che c'è di base. Certo, l'obiettivo è quello di mettersi alla tutela del minore, mettersi in questa ottica, io devo proteggere questo minore. Che è anche quella del codice che difende. Proteggere di tutti i suoi diritti che, del minore anche che c'è il minore. No? Ora con il nuovo codice il minore da oggetto di diritto è diventato soggetto di diritto. Questa è una grande conquista che adesso è stata fatta. No? Il problema è quindi mettersi in quest'ottica, quindi mettersi alla tutela del minore ed evitare il danno minore che si può creare al bambino. Quindi se addirittura bisogna anche difenderlo dai propri genitori, perché se sono genitori non idonei, almeno in una prima fase, creano dei danni al bambino. Quindi in certi casi la decisione può apparire... L'istituzionalizzazione è l'ultima scelta che bisogna fare. Quando è possibile il minore deve rimanere all'interno della sua famiglia o al limite all'interno del suo nucleo familiare più largo, oppure se è possibile anche negli affidamenti familiari. Ma c'è tutto un lavoro da fare, una sensibilizzazione da parte dei cittadini che devono aprirsi, cioè una famiglia chiusa aprirsi una famiglia più aperta. Come... È un discorso molto articolato. In questo come in nessun altro campo è chiaro che si tratta proprio di azioni che devono interagire tra di loro. Io vorrei concludere con alcune cose, in particolare con un aspetto, ecco, quello che, a cui la signora Chiodi accennava prima, che ci interessa direttamente come stampa. Il nuovo codice di procedura penale stabilisce delle cose riguardo all'informazione che si fa intorno ai minori. Io dicevo prima che spesso ci si affida al caso con toni scandalistici e si creano dei danni ulteriori a persone e ai minori in particolar modo. Sì, col nuovo codice di procedura penale 448 dell'88, l'articolo 13 dice proprio che è vietata la divulgazione attraverso qualsiasi mezzo dei minori sia sottoposti a provvedimenti penali sia a provvedimenti civili che amministrativi. Quindi io questo lo dico in televisione, ci tengo a dirlo perché proprio c'è un articolo, quindi è vietato, perché il danno non si crea all'adulto, si crea al bambino, perché il bambino è quello che verrà sempre più emarginato, sia a scuola, all'esterno, sia in istituto, sia all'esterno con gli amici, ma anche con gli adulti stessi. Quindi il danno si crea esclusivamente al bambino, per cui il nuovo codice giustamente è proibito. Speriamo che sarà rispettato anche in futuro. Del resto anche il vecchio rispetto a certe cose prevedeva una serie di limiti che generalmente non sono sempre rigorosamente rispettati. Penso alla civilissima, ex civilissima Inghilterra, perché ultimamente forse dei problemi comincia ad averli, nella quale ad esempio non si può mettere un nome o una foto fino a quando una persona non è condannata, cioè una sentenza che decide. Forse Pina, se permette, anche questo rientra in quella denuncia di maleducazione in generale che i ragazzi fanno, e che è da collegare però nel senso inverso a una scarsa capacità di partecipare dalla vita della città, perché la fiducia nelle istituzioni, cosa che qui non abbiamo accennato ma che invece è di notevole presa, è molto bassa, perché i ragazzi soprattutto a Teramo ancora
ancor meno che nelle altre province abruzzesi, hanno una fiducia che si aggira sul 4% per il comune e sul 3% per i partiti. Quindi una fiducia nulla, soprattutto se paragonata alla fiducia nella Chiesa, che e con questo dico parrocchie, magari, che ne so, movimenti o suore, che raggiunge il 39%, che quindi è molto, non significa che i ragazzi siano praticanti, significa che dovendosi fidare di qualcuno si fiderebbero eventualmente della Chiesa. E questo è un indice negativo perché c'è una scissione tra i ragazzi, la loro vita e quello che loro pensano che sia il funzionamento civile. Diciamo che sono appunto gli adulti del futuro, coloro che dovranno comunque non solo utilizzare ma sperimentare nuove soluzioni sociali e praticarle. E quindi questa diffidenza che nutrono e che se probabilmente non interverranno dei cambiamenti aumenterà. Perché questa è... L'auspicio è che questi partiti, questi giorni si fanno le guerre per le liste, pensassero a mettere qualche punto nel loro programma. Perché a proposito basterebbe, dei minori. Se prendessero qualcuno, io non dico tutti perché sarebbe l'utopia, ma se ciascun partito ne prendesse quello che gli sta più a cuore, e si sforzasse di realizzarne uno durante un quinquennio, i minori teramani starebbero molto meglio. E sicuramente hanno bisogno di questo perché, lo ricordavamo prima, è una città in cui mancano una serie di spazi o se ci sono non vengono utilizzati, perché questo è un altro aspetto della faccenda, ci sono strutture che magari sono state costruite e questa, ecco, la burocrazia, la lentezza, la difficoltà, la corruzione spesso anche dell'ente, dell'istituzione, per cui opere che sono monumenti nel deserto e che non riescono a essere di nessuna utilità sul territorio. Noi ringraziamo i nostri ospiti, continueremo in qualche modo ad occuparci di minori con la cooperativa Labaco che affianca l'amministrazione comunale di Teramo in questo servizio e con l'esperienza del telefono azzurro. Noi ringraziamo i nostri ospiti.